Buonasera, buonasera a tutti. Ultima puntata di questa nostra sequela di appuntamenti per il voto. Siamo al dopovoto, sapete com'è andata, non serve ripeterlo. Cerchiamo di ragionare ancora un pochino, ma di proiettarci nel futuro prossimo, che si chiama amministrative per esempio a Udine, ma soprattutto regionali nel Friuli Venezia Giulia. Gli ospiti, Walter Rizzetto collegato con noi, il dominus della situazione, marcia trionfale, come si diceva. Allora, le evito le classiche battute sugli orari dei treni e sui treni in ritardo più o meno. Gliene faccio un'altra però sull'affollamento dei carri dei vincitori. C'è ancora posto? C'è sempre posto sul carro dei vincitori, scherzo. No, intanto grazie. No, al netto voglio dire del fatto che sì, per Fratelli d'Italia è andata molto bene sia a livello nazionale sia a livello territoriale, sia in Friuli Venezia Giulia. Insomma, ricordo che il Friuli Venezia Giulia è con il Veneto la regione più alta in termini di consenso in tutta Italia per le percentuali di Fratelli d'Italia. Noi in questo momento è evidente, insomma, siamo attrattivi, nel senso che non mi nascondo dietro ad un dito, questo sì. Ecco, Diciamo si lascia interrompere, siete attrattivi per i ritardatari, ai ritardatari che consiglio dà? Le rispondo telegraficamente. In questo momento io da segretario regionale cercherei la qualità e un po' meno la quantità, però detto questo siamo assolutamente No, inclusivi. ma Ecco. adesso andiamo su cose più serie, no? Si dice grande discontinuità politica e, come dire, forzata continuità economica. Ci sono dei soldi da Certo. tirar fuori, 40 miliardi mi pare, ma ci sono voci di un colloquio fitto fitto Draghi-Meloni. Addirittura Draghi avrebbe, come dire, raccomandato, anche se non si può dire, Meloni a von der Leyen, a Scholz, a Macron. Insomma, vale questo discorso? È esatto questo discorso? Allora, sì, è esatto, in funzione del fatto che comunque magari qualcuno pensava sino a qualche giorno fa che Draghi o continuasse voglio dire, nella sua posizione da Presidente del Consiglio dei Ministri anche con un governo di centrodestra, piuttosto che Meloni desse a Draghi qualche ministero di peso. No. Detto questo, è altrettanto chiaro che noi siamo stati per quasi 4 anni e mezzo all'opposizione del governo Draghi. Immagino e penso che Draghi, da persona intelligente, abbia apprezzato l'opposizione costruttiva di Fratelli d'Italia. Detto questo, considerato che Giorgia Meloni è il principale indiziato per fare il prossimo Presidente del Consiglio dei Ministri, io penso e ritengo che sia assolutamente corretto avere un'interlocuzione con il Presidente Draghi uscente, per poter capire anche, insomma, dove Va mettere le bene, mani nella va stanza dei bene. bottoni, Insomma, perché noi insomma. Esatto, una volta che ci insediamo, la prima cosa che dobbiamo capire è quante risorse abbiamo a disposizione per fare delle e bisogna cose. tirare fuori subito 40 miliardi, crediti d'imposta 14, adeguamento delle pensioni, aumento degli stipendi della pubblica amministrazione, pubblico insomma, bisognerà tirare fuori il portafoglio, direi. Bon, andiamo da Salvatore Spitaleri, dirigente del Partito Democratico, componente della paritetica, invece in casa vostra, casa PD, volano stracci, Francesco Russo dice alla Serracchiani, beh, insomma, sostanzialmente se si bisogna rimboccarsi le maniche facciamolo fare a qualcun altro, non a te. La Serracchiani dice, ricordati che il partito ti ha dato tanto e non devi comportarti così, siamo veramente alle baruffe Io chiozzotte. spero che, come dire, che queste battute siano veramente il residuo di una, come dire, di una campagna elettorale, difficile che il Partito Democratico ha affrontato oggettivamente da solo contro tutti, perché poi, come dire, non c'è stato solo il Da solo centrodestra. contro gli amici, direi, Anche presunti tali. da solo contro gli Ho presunti amici, tali. o presunti tale, ma da solo contro tutti, e che evidentemente porta dietro il tema delle candidature, delle alleanze. E quindi io confido che l'obiettivo sia una
ripartenza. Lo abbiamo fatto come piano nazionale, penso che anche il Partito Democratico congresso abbia quanto? Necessità. Congresso quando? Ma io il congresso, se è da farsi il congresso, io spero sia da farsi il prima possibile. Ritengo fantascientifico pensare di veramente in questa fase, con le urgenze che, e con le proposte che il Paese attende anche dal Partito Democratico, che vorrà contribuire nella dinamica parlamentare alla vita del nuovo governo, sia come dire, ci si occupi per 6 mesi dei destini personali di pezzi di classe dirigente del Partito Democratico. Il congresso va fatto, subito, e bisogna rilanciare l'azione. Vi sfinirete molto, anche perché l'aria che tira non è particolarmente salubre, nel senso che già prima, in fase di candidatura, c'è stato uno scontro tra generazionale, forse, non lo so, Jacob, Sciaurli, insomma, no? Ma anche questo partito. Io penso che quello scontro e gli scontri che oggi ci sono, i confronti che oggi ci sono, siano anche proiettati a che tipo di risposta diamo ai cittadini della nostra regione rispetto a un governo Fedriga che, Rizzetto giustamente diceva prima, vede un carro dei vincitori spostarsi però rispetto ai risultati del 2018 regionali, e sicuramente avrà delle influenze. Il Partito Democratico deve attrezzarsi a un'alternativa. Non so se sono troppo ruvido, però ognuno guarda in casa sua, che mi pare che non sia proprio... Ma si gioca sempre in maniera speculare, guardando a casa propria, ma guardando a quello che succede dall'altra parte. Andiamo da Simone Bressan, che a Milano, è una cosa abbastanza curiosa, a Milano c'è stato uno sciopero contro il risultato del voto al Liceo Manzoni, ma Milano non è il the place to be, il posto dove stare, il posto più intelligente, più smart, eccetera, eccetera. Mi pare che questo non dimostri particolare intelligenza. Cosa dici? No, direi di no. Un po' insomma, una campagna elettorale postuma, potevano pensarci prima, mi viene da dire, no? È anche però la città in cui il Partito Democratico ha sostanzialmente tenuto le proprie posizioni e Azione ha fatto il miglior risultato a livello nazionale. Quindi potrebbe essere anche un buon banco di prova per il centrodestra per riannodare i fili con l'unico pezzo di paese in cui non è riuscito a sfondare. Simone, al tempo avevi inventato questa cosa del corso dei cavalli che aggirava il divieto dei sondaggi, ed era una cosa molto curiosa e molto centrata poi, tra l'altro. Quest'anno non le ho viste le corse dei cavalli, ma perché era troppo facile, tutto troppo scontato o troppo difficile invece? Era tutto abbastanza facile, quindi c'era meno interesse, più aggiungiamoci anche il fatto che siamo diventati un po' più vecchi e quindi un pochettino meno usi a questi scherzi, però diciamo che la campagna elettorale è stata meno divertente del solito, ecco, vogliamo dire così. Ho capito, vabbè, allora come leggi quello che è accaduto telegraficamente, come dice Rizzetto? Ma mi pare molto chiaro, il centrodestra è ormai da qualche elezione un blocco elettorale quasi monolitico. Tra il 2018 e oggi ha guadagnato solo, tra molte virgolette, perché l'affluenza è calata, 150-200 mila voti. Questo dimostra che il centrodestra esiste nel paese ben prima che i partiti gli diano un'organizzazione politica, e questo è il dato più interessante secondo me. Poi quando vanno a votare, gli elettori di centrodestra fanno delle specie di primarie, per cui hanno scelto Berlusconi come leader per molti anni, Salvini nelle ultime due tornate, e oggi scelgono Giorgia Meloni, che è oggettivamente l'indiscussa vincitrice di questa tornata elettorale, e da osservatore di queste cose devo dire è anche quella che ha fatto la campagna elettorale perfetta per quello che voleva raggiungere, cioè la credibilità anche sul piano internazionale e soprattutto per la posizione da cui partiva. Chi parte in vantaggio non deve commettere errori, e lei in tutta la campagna elettorale non ne ha commesso. Ferruccio Saro sicuramente ha fatto una riflessione ben prima di Mao Zedong, quindi quando era giovane, voglio dire, secondo me ha detto quella famosa frase: grande è la confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente. Lui passa per il teorico delle scomposizioni. Come vede, dopo questo voto, la situazione anche in regione, soprattutto in regione? Beh, io penso che questo voto
comunque metta in movimento quelli che erano mai assetti, diciamo, consolidati. Scontata questa vittoria della Meloni, tutti la riconoscono, non può che essere riconosciuta. C'è stato un fenomeno che non mi aspettavo in quelle dimensioni, la caduta prepotente della Lega in regioni dove aveva, come la nostra, anche un sistema di potere non indifferente. Questo dimostra che oggi solo gestire il potere anche in modo talvolta spregiudicato non ti porta voti. E i dati poi di Forza Italia sono quelli che sono. Però il fatto che la Meloni abbia molto vinto, molto, direi stravinto, credo che avrà dei problemi soprattutto nella gestione della coalizione. Io non credo che Salvini accetterà di fare il subalterno nel governo centrale. Entrerà sicuramente al governo, il governo partirà, su questo non ho dubbi, però per sua natura io credo che alla fine diventerà nei prossimi mesi, quando vedrà che nessuna delle sue proposte potrà essere attuata, perché non si possono fare scostamenti di bilancio, perché anche l'autonomia da concedere ad alcune regioni, l'autonomia differenziata, sarà un processo molto difficile tenendo conto delle reazioni che potrebbe avere al sud e così via. Io credo che dopo la luna di miele ci saranno dei problemi, cominceranno dei problemi di logoramento. Sono altresì convinto, conoscendolo abbastanza bene, che Berlusconi vorrà ritagliarsi un ruolo di protagonista, non di garante, perché lui non è garante, lui non vuole essere, non riconosce nessuna leadership alternativa a se stesso, e alla fine, a meno da quello che dicono alcuni amici che lo frequentano, adesso fa il buono, dice che garantirà a livello europeo la nuova leadership, però conoscendolo diventerà anche lui un elemento di movimentazione della situazione. Perché faccio questo discorso? Perché sicuramente ha ragione Bressan, c'è un blocco forte di centrodestra, ma ci sono una serie di contraddizioni che in una situazione eccezionale come quella attuale, non vorrei essere, nessuno ha la bacchetta magica, di fronte a problemi terribili come quelli che abbiamo, economici, inflazione, la guerra, nessuno ha la bacchetta magica, e il voto dato alla Meloni è un voto di speranza, perché le cose migliorino rispetto anche alla stessa gestione di Draghi. Se poi non miglioreranno, bisogna sempre tener conto di quello che è successo, direttore, negli ultimi 4 anni. Votano prima in massa, la gente vota i 5 Stelle, sì, poi c'è il flusso, crollo, eccetera, eccetera. Questo, quindi bisogna muoversi con molta prudenza. Ho chiesto a Marco Cucchini, che è un politologo, insomma, di sinistra, evidentemente di estrazione di sinistra, comunque un politologo, quindi ne sa, di fare un po' il riassunto della situazione. L'ascoltiamo e poi commentiamo. Si dice sempre che non bisogna mai confondere un'elezione con l'altra, e quindi le elezioni politiche si confrontano con le politiche, le comunali con le comunali, eccetera. Perché? Perché se cambiano i soggetti in campo e cambiano le regole del gioco, cambia anche il comportamento dell'elettore. Questo dicono i manuali di scienza politica, ma non è sempre vero, nel senso che grandi indicazioni si possono già trarre. La prima è che inevitabilmente il centrodestra esce, centrodestra o destra, esce rafforzato da questo voto, perché i dati che noi possiamo vedere sono in questo univoci e vanno ad aggiungersi a tutta la sequela pressoché ininterrotta di sconfitte che ha avuto il centrosinistra a livello territoriale nella nostra regione. La seconda considerazione è che in mezzo a questa travolgente vittoria non c'è una vittoria della Lega e del Presidente Presidente della Regione in carica, nel senso che il suo partito si è fortemente indebolito, Fratelli d'Italia, che con gli attuali equilibri di Consiglio regionale conta poco e nulla, invece è la forza politica di riferimento. E il valore aggiunto di Fedriga, che si racconta essere un governatore tanto bravo, non si è visto nelle urne. Questo significa che la famosa ventilata, ipotizzata, desiderata lista del Presidente potrebbe svanire come neve al sole?
Questo non lo so, può essere. Diciamo che se si voleva trasformare il Friuli in un granducato, questo è più complicato adesso. Ho capito. E questo non vale solo per il Friuli, vale anche per il Veneto. Però noi ragioniamo della terra dove abitiamo. Sicuramente. Una parola sulla sinistra, anzi sul centro-sinistra, perché mi pareva più centro che sinistra. Una parola sola, definitivo. Definitivo il... Definitivo, io credo che il punto di caduta ormai peggio di così non può andare. Peggio di così. Non è tanto il voto andato male e lo scarso consenso, quanto la totale assenza di idee, di proposte e di un'idea su cosa fare domani, che mi pare caratterizzi questa fase del centro-sinistra. C'è una cosa da dire, perché dobbiamo riportare le cose alla loro realtà. Da quando esiste la Seconda Repubblica, e sto facendo un ragionamento nazionale, la destra solamente due volte è stata sotto il 40%. Complessivamente, per cui il 43,8, 44 di ieri l'altro non è di per sé un dato rivoluzionario, è un dato standard. Quello che è nuovo è che vada a un certo tipo di destra piuttosto che a un altro, però la somma è quella, cioè i voti si vincono e si perdono dentro la stessa coalizione. Cade la Lega, ma sale Fratelli d'Italia. Per il centro-sinistra tradizionale, quello diciamo a conformazione ulivista, non è così. Ogni elezione è un'emorragia da ormai tanto tempo. Il terzo polo, risultati abbastanza lusinghieri. Che è il quarto. Che adesso è il quarto, ma si dice terzo polo perché si è presentato in questo modo. Io non credo che andranno molto lontano, perché innanzitutto il terzo polo a livello nazionale è connotato dall'esistenza di un pollaio in cui ci sono due galli e basta, non si vedono poi tante altre galline in giro, qui ci sono solo loro due, Calenda e Renzi, due persone abbastanza instabili nella loro coerenza politica, fortemente gotiche e molto corsare nel modo di fare politica, quindi non penso che questo sodalizio possa durare a lungo. L'altra cosa da dire è che è fallito l'obiettivo politico del terzo polo, che era quello di rendersi necessario in un eventuale governo che tenesse fuori parte della destra, cioè l'idea di trasformare il prossimo Parlamento in un laboratorio. Qua laboratori non se ne vedono, almeno non a breve. Sul piano regionale invece indubbiamente hanno preso un buon risultato. Non troverei stravagante se il terzo polo avesse delle proposte sia per la presidenza della regione che per il sindaco di Udine, visto che insomma è una delle grandi competizioni prossime venture. Però se la proposta è andare da soli sul piano regionale non vanno da nessuna parte, perché le regole sono chiare, il candidato presidente non viene eletto e quindi sono fuori dai giochi. Sul comune di Udine non credo che abbiano un nome per poter andare al ballottaggio e Telesca. Quindi poi non so se sia tanto conosciuta a livello di voto popolare. Va bene. È conosciuta da piace la gente che piace, ma va bene. Quanta è la gente che piace? Va bene, piace alla gente che piace. Avevamo intravisto la sua ombra dietro al terzo polo, la sua sagoma. Ma io non sono d'accordo con l'amico Cucchini. Sono convinto che, sia ben chiaro, io ho aiutato il terzo polo, sono un libero pensatore, ma anche tutti i miei amici hanno sostenuto il terzo polo. Infatti anche sono contento dell'eccellente risultato che c'è stato nella nostra regione. Il terzo polo può avere una prospettiva se riesce a trasformarsi in un partito macroniano. E questo lo capiremo nel giro di pochissimo tempo. Ho capito. La battutaccia è Bini, non è già terzo polo? No, Bini è un appiattito sul centrodestra. Quando si è appiattiti, si può essere nel centrodestra, ma non si deve essere appiattiti, non si va da nessuna parte. Va bene, sentiamo Rizzetto invece. Fratelli d'Italia ha, mostrato sobrietà e pacatezza,
In regione in particolare non si è mai visto, forse qualcosa di sottogoverno sarà scappato, ma insomma diciamo che è un partito regolare, però a questo punto è il mazziere dalle carte. Allora, domanda secca, Fontanini inamovibile? Fedriga inamovibile? Ma guardi, Fontanini dipende dal sindaco attuale, nel senso che noi dobbiamo, prima di prendere qualsiasi tipo di decisione, cercare di capire evidentemente quello che succederà. La cosa che voglio dire però è che serve farlo subito, nel senso che noi dobbiamo avere Fratelli d'Italia, sotto questo punto di vista è irremovibile, nel senso che nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, noi sia rispetto ad una soluzione sia rispetto ad altri tipi di soluzione dobbiamo cercare di capire che cosa dobbiamo fare, sia per costruire chiaramente una campagna elettorale al fianco di Pietro Fontanini, sia evidentemente, se Pietro Fontanini non dovesse essere disponibile per un secondo mandato, cercare di capire quello che succederà dopo e quindi costruire altro. Io penso che Fontanini abbia fatto un buon lavoro, lo ritengo sicuramente una brava persona, capace politicamente, forse in termini di comunicazione le cose dovevano essere gestite un po' meglio, perché sono state fatte in Comune a Udine delle cose molto interessanti ma comunicate probabilmente non benissimo. Per quanto riguarda il presidente Fedriga, oramai sono un po' di giorni che mi fanno tutti la stessa domanda, ovvero Fratelli d'Italia avanzerà pretese? No, Fratelli d'Italia resta con l'assetto, quello che c'è oggi fondamentalmente in termini sia di giunta. Non siamo andati a tirare per la giacca nessuno quando eravamo al 2,5%, non siamo andati a tirare per la giacca nessuno quando di fatto abbiamo ottenuto in tutta la regione degli ottimi risultati rispetto alle scorse amministrative, alle recenti amministrative, non tireremo oggi nessuno per la giacca perché ci sembra scorretto. Però le dico, al netto dei dati, e chiudo, al netto dei dati che la Lega oggi ha, più o meno rispetto a... sentivo Ferruccio Saro prima dire ok, la Lega ha avuto un tracollo, diciamo ha meno voti rispetto a qualche anno fa, d'accordo? In questo caso io penso che il profilo di un presidente di regione debba essere considerato non soltanto rispetto ai dati del suo partito, ma alla figura che lui, voglio dire, che lui rappresenta. E secondo me Fedriga oggi è un ottimo presidente. Ho capito, però ci sono due scuole di pensiero all'interno della Lega, una è quella che dice come lei, Fedriga un ottimo, no? eccetera eccetera, e c'è chi dice è stato Fedriga a spingere una parte dell'elettorato via dalla Lega perché non ha come dire, tenuto botta rispetto ai capisaldi leghisti. Poi c'è un altro piccolo dettaglio, che con questa legge elettorale in Parlamento non vanno gli amici, o comunque vanno pochi amici di Fedriga, ma molti amici del segretario che ha messo in lista i suoi. Quindi sarà abbastanza difficile che sia tutto così lineare. Non so se l'analisi può aver manico, ma insomma questo può essere. Intanto lei non era convinto che Udine si sia fatto bene, prima cosa. No, non sono convinto che Udine si sia fatto bene e che soprattutto il ruolo del sindaco Fontanini sia stato un ruolo significativo per Udine e per il Friuli. Udine e il Friuli in questi 5 anni sono spariti dall'agenda, la responsabilità, molta della responsabilità è anche di Fontanini, che si era sempre proclamato paladino di questo territorio. Invece però il problema è avere un leader, abbiamo già visto, allora la Meloni è partita da Mo, essendo il leader, il rompighiaccio, via andare avanti, sempre. Il leader del centro-sinistra non si è ancora capito chi sarebbe. Lei fa la domanda alla persona sbagliata perché penso che nel Partito Democratico abbiamo consumato più leadership di, come dire, di pedalini, dice qualcuno. Allora, siccome siete così avanti, vorrei capire quali sono i nomi che si fanno comunemente per mettere in competizione qualcuno con Fedriga, casomai. Ma guardi, i nomi che si fanno noi in questo scenario... anche i nomi fatti e ventilati 3 mesi fa sono nomi che devono
portare a un vaglio un po' più attento, nel senso che noi dobbiamo prima costruire, capire con chi siamo, perché cioè, temo che la partita identitaria, come si vuole fare da qualche parte, sia una partita che non serve a nulla. Diciamo che ci mettete molto a scegliere il leader e ci mettete molto poco a consumarlo. Questo vuol dire. Esatto, questo sicuramente. Benissimo. Beh, ma mi pare un ragionamento interessante. Questo invece non mancano i candidati a sindaco di Udine. No, c'è una sequela di personaggi. I candidati a sindaco di Udine non mancano, ma anche qui c'è un tema. Lo si diceva anche prima forse. Le amministrative, il primo turno delle amministrative sono decisive. Se c'è un dato che le elezioni nazionali ci consegnano è che l'elettorato, come dire, di centrosinistra, riformista, progressista, vede malissimo le divisioni e poi si rifugia magari in parte anche nell'astensionismo. E quindi su Udine io penso che si debba fare un tavolo molto aperto subito anche con chi ha avuto un ottimo risultato in città, che benissimo. Sicuramente Azione. Certo. Simone, nessuno fa le analisi delle sconfitte meglio del PD, questo è un dato, mi pare, no? Sì, certamente, poi è chiaro che quando si perde ci si impegna molto a fare l'analisi delle sconfitte. Io credo che tutti gli appassionati di politica come noi tendano un pochettino a complicare le cose. In realtà le cose sono sempre molto più semplici. Spitaleri in parte lo ha detto, e gli elettori di centrosinistra puniscono la litigiosità dei partiti e delle proprie leadership. Allo stesso modo con cui gli elettori di centrodestra invece premiano l'unità e partecipano al voto come fosse una grande votazione primaria tra i leader candidati. Io e il professor Cucchini non ci eravamo parlati prima di questa trasmissione, ma ho visto che abbiamo fatto più o meno la stessa analisi sui flussi di voto dell'elettorato. Questo ovviamente mi fa piacere per la qualità del professore. Quello che posso dire è che se il PD fa l'analisi della sconfitta in regione partendo dall'assunto che questo shift interno al centrodestra è una sorta di micro referendum su Fedriga, commette un errore clamoroso, perché Fedriga non è identificato in questa regione con un unico partito, ma è sempre stato garante della coalizione. E sottovalutiamo una cosa molto importante, che Giorgia Meloni ha una cultura politica tale che le consente in questa fase di essere un leader di coalizione in grado di tenere insieme i cocci degli altri, cioè i partiti minori, e che soprattutto due esponenti di rilievo prima delle elezioni, cioè il coordinatore regionale e il capogruppo dei senatori uscente, hanno con chiarezza detto che questo non sarebbe stato un referendum su Fedriga o un'indicazione di voto per il prossimo candidato del centrodestra in regione. Quindi su questo, fossi il PD, starei molto attento. Però, anche l'allargamento ad Azione rischia di essere pericoloso per Azione, perché viene meno un pochettino il senso stesso del terzo o quarto polo, chiamiamolo un po' come vogliamo. Perderebbe di fatto tutto l'elettorato, quel poco di elettorato di centrodestra che è riuscito ad attrarre, qualora la sua collocazione fosse una collocazione stabile nel centrosinistra. E vengo a quello che diceva il senatore Saro, che condivido: il futuro di Azione è un futuro macroniano, però per essere un futuro macroniano abbiamo bisogno di un sistema elettorale che glielo consente. L'unico sistema elettorale che glielo consente è quello, secondo me, proporzionale delle europee. Quindi credo che il vero banco di prova di questa forza politica saranno le prossime elezioni europee. Soltanto un'altra cosa, non stiamo forse sottovalutando il livello di conflittualità che metterà in campo Salvini per trovare una collocazione adeguata alle sue aspettative, che erano molto alte, B, per ritrovare da un certo punto di vista l'identità sostanzialmente, anche perché probabile che venga chiesto di far rinascere la Lega Nord, ma sicuramente è nata la Lega Sud con Giuseppe Conte, questo è poco ma sicuro. Ecco, questi due dati non è che possono andare a confliggere con, come dire, il plebiscito atteso per Fedriga? Intanto va detto che ogni qualvolta che nel centrodestra c'è stata una scissione o un tentativo di indebolire la leadership, elettoralmente questo ha sempre pagato pochissimo. Anche quando gli scissionisti, lasciatemi usare questo termine, avevano le migliori ragioni del mondo. Per cui tenderei ad escludere che la Lega voglia imbarcarsi in un'attività di sabotaggio costante
del futuro governo Meloni. Certo è, e su questo sarò assolutamente ragione, che la condizione economica sarà quella che determinerà poi anche gli equilibri politici. Se il paese dovesse entrare in una lunga recessione e l'elettorato dovesse accorgersi che questo governo non è in grado di gestire questa recessione, cosa che ovviamente tutti noi non possiamo augurarci, e ci auguriamo l'esatto contrario, ma se dovesse accadere, allora sì, il governo Meloni rischierebbe, ma rischierebbe per condizioni economiche, non assolutamente per condizioni politiche. Certo. L'altra cosa che secondo me sottovalutiamo è il grado di conflittualità interno alla Lega, cioè non è detto che sarà Salvini a gestire il processo politico di formazione. Ma non è detto nemmeno il contrario, questo era il problema. Assolutamente sì. Questo era il problema. No, certo. Ricordavo Craxi che diceva che ci sono le manine e le manone, certo. Quindi la questione economica è sicuramente legata a fatti contingenti, ma tenere come dire, vicino i rapporti internazionali forse aiuterà, insomma, in questo senso. Beh, bisogna vedere se oggi ho letto su qualche giornale che la Meloni adesso vorrebbe molto avvicinarsi ai popolari a livello europeo e quindi in qualche modo instaurare un buon rapporto con la von der Leyen e quindi con la Commissione, perché diventerà fondamentale per la tenuta del governo italiano riuscire a aprire un serio dialogo con la Commissione da un lato, con Macron e Scholz dall'altro. Credo che senza questa apertura di dialogo il futuro del governo sia molto complicato e difficile. Io non so se questo accadrà, Rizzetto, io immagino che ne avranno parlato al vertice di Fratelli d'Italia, ma io vedo che la cautela che hanno in questo periodo, il fatto che gli hanno affidato a Draghi di elaborare la legge finanziaria, sono tutti segnali che potrebbe esserci anche una svolta di tipo, diciamo, tra virgolette moderato rispetto al passato. Certamente. Rispetto all'Europa. Rizzetto, ieri sera ho visto Lollobrigida con Giordano, che ha tenuto botta sulla questione ucraina in un modo che nemmeno Draghi avrebbe fatto. Ha messo in riga Giordano sull'Ucraina, che tentava di dire ma bisogna essere in due per trattare l'Ucraina, no? Una cosa incredibile, va in quel filone. Lollobrigida, mi pare, dicano, potrebbe diventare sottosegretario alla presidenza del Consiglio, quindi insomma gente di peso, ecco. Sì, sì, in dubbio, ma guardi, al netto di Francesco Lollobrigida, che ha fatto il capogruppo per 4 anni e mezzo alla Camera dei Deputati, c'è di fatto ieri sui social le congratulazioni del presidente Zelensky a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni ha risposto immediatamente dichiarando quello che abbiamo sempre dichiarato dal 24 di febbraio di quest'anno, che fondamentalmente c'è un'aggressione in corso da parte di una potenza atomica rispetto ad una nazione che fondamentalmente si deve difendere, punto. Anche perché se l'Italia non sta dentro a questa partita, e quando parlo di partita purtroppo parlo di drammatica partita rispetto al fatto dell'invio delle armi, degli aiuti umanitari eccetera eccetera, dell'accoglimento delle persone dall'Ucraina che arrivano nel nostro paese, c'è qualcun altro che lo fa, nel senso che non c'è tutta l'Europa fortunatamente che dà una mano, certo, all'Ucraina sotto questo punto di vista. Però sul tema noi siamo stati chiarissimi, forse tra i primi, anzi sicuramente tra i primi dall'inizio. E quindi anche rispetto a quello che diceva il senatore Saro prima, attenzione, non stiamo dando e delegando Mario Draghi a scrivere la prossima legge di stabilità, stiamo semplicemente dicendo che ci sono i ministeri che Mario Draghi evidentemente gestiva con i suoi ministri, nello specifico l'economia, certo, che debbono darci oggi dei feedback rispetto al tema Europa. E mi taccio, io sono, e Fratelli d'Italia è, europeista convinta ma critica sotto molti punti di vista. Mi spiego: se l'Europa ci dà una mano a risolvere dei problemi, noi siamo i più collaborativi del mondo. Se l'Europa inizia nuovamente a parlare di legge Fornero, Bolkestein, piuttosto che voglio dire un certo tipo di misure che debbono essere fatte non a favore dei nostri concittadini, famiglie e imprese, ma a scapito di queste persone, allora è chiaro che alzeremo la voce. Comunque l'Ucraina sarà un terreno sul quale la Lega si eserciterà molto e sarà probabilmente anche una spina nel fianco del futuro governo. Cambio discorso, con Tommaso Cerno in questa trasmissione abbiamo parlato più volte di una questioncella, che questioncella non è evidentemente, ed è la questione relativa alle entrate della regione. Crisi economica, meno PIL,
meno decimali, cioè meno decimali, decimali sono gli stessi, ma con meno peso che arrivano in regione. La regione si paga la sanità, quindi lo scenario diventa estremamente inquietante. Cominciamo da Spitaleri. Lo scenario diventa inquietante e gravissime sono state le scelte di questi due anni da parte del governo Fedriga, che invece che fare investimenti e mettere fieno in cascina, perché non dimentichiamo che questi due anni sono stati due anni anche di robuste entrate per la regione, li sta sperperando. Ora, per ragioni elettorali, insomma, questo è il tema. Ora siamo di fronte a un tema delicatissimo, che è quello poi della gestione della salute, che richiederebbe un ragionamento a sé, ma il tema che lega l'autonomia è evidentemente legato a quale modello di sviluppo noi stiamo pensando per il nostro territorio. Esatto. Perché se non ragioniamo per essere Simone Bressan potrebbe, come dire, farci un'utile lezione, ma anticiclici mi pare si possa dire, rispetto anche a dati di investimento, evidentemente noi pagheremo più di quello che paga la dimensione nazionale, proprio perché abbiamo servizi importanti da gestire. Ecco, la domanda serve sia a ragionare attorno alle entrate, evidentemente poi spiegherei a mio zio Simone cosa vuol dire anticiclico, così siamo anche più tranquilli, più terra a terra, però la questione va legata a una nuova specialità, perché la specialità che conosciamo probabilmente di fronte agli eventi che stanno informando tutto il mondo, in particolare l'Europa, credo che cominci a mostrare qualche crepa. Insomma, si ragionava sul fatto che l'ultima grande pensata è stata la legge sulle aree di confine, che se non sbaglio era del 90, quindi ecco, credo col corridoio che andava peraltro fino a Kiev, tra l'altro, sì. Quindi era una cosa abbastanza avanti. Ecco, la specialità è questo tipo di ragionamento che va a toccare le risorse poi. Simone, ma è quello anticiclico, che anticiclico. Spitaleri è corretto, sì, nel senso che occorre assumere in questo momento decisioni che non sono figlie appunto del ciclo economico, e quindi che non tamponano soltanto l'emergenza, ma che consentono attraverso un'attività di programmazione di, diciamo, essere pronti per l'emergenza futura. L'abbiamo vissuto con il Covid, per cui io non è che rilevi responsabilità particolare a livello regionale, perché tutte le regioni sono state colpite allo stesso modo, però abbiamo visto, ci siamo accorti come il nostro sistema sanitario nazionale sia arrivato impreparato davanti a un'emergenza di questo tipo, e quindi è chiaro che nel momento in cui c'è la tentazione ad aumentare la spesa corrente per tamponare emergenze che esistono e che vanno in qualche misura affrontate, bisogna stare anche molto attenti a programmare investimenti che ci consentano di anticipare le emergenze che avremo davanti, perché noi ormai stiamo passando, e i governi regionali in particolare stanno passando, da un'emergenza all'altra. È chiaro che è estremamente difficile governare in questa condizione, ed è estremamente difficile farlo soprattutto quando lavori con una finanza che è derivata, perché il governo regionale ha poco margine di manovra sul lato delle entrate, e ha un po' più margine di manovra sul lato delle uscite. Questo secondo me rende il lavoro. Però un bilancio che ha una posta monster sulla sanità, per esempio, quindi è anche bloccato, voglio dire, da un certo punto di vista. Sì, certo, e quindi a maggior ragione diventa difficile fare scelte che siano appunto anticicliche, come chiede Spitaleri. Quindi o c'è un grande disegno nuovo che ci consenta di avere nuovi rapporti con lo Stato, magari anche in cambio di maggiore autonomia su alcune partite, oppure trovo difficile che qualunque presidente riesca, diciamo, a risolvere alla radice questo problema. Io dico solo una cosa: sui rapporti Stato-Regione si sono esercitati in Monti, Tondo, Serracchiani, Fedriga. Non c'è mai stata una volta in cui il presidente che veniva dopo avesse approvato quello che aveva fatto il presidente che veniva prima, e questo mi fa pensare che così facile l'argomento non sia. Quindi o troviamo, diciamo, un tratto costituente che consenta a destra e a sinistra di
di appoggiare una riforma di carattere generale, o comunque il prossimo governo si troverà a dire che i patti finanziari negoziati da questo non andavano bene. No, volevo dire a Bressan che una regione come la nostra non vive di finanza derivata, ma bensì noi siamo tra gli pochissimi casi in Italia, vedasi la Sicilia e la Sardegna, che viviamo di compartecipazione sul gettito tributario di una serie di varie imposte e tributi, e siamo anche una delle poche regioni, peraltro la Sicilia e Sardegna, oltre che le compartecipazioni, hanno dei trasferimenti dello Stato per la sanità. Noi invece le imposte non passano per Roma, ma vengono incassate drenate qua, e noi trasferiamo, per esempio su alcune imposte noi abbiamo 9 decimi, 9,15, quello che è, e noi trasferiamo a Roma solo l'eccedenza rispetto a quello che noi dobbiamo trattenere, quindi si è ribaltato questo rapporto. Ma devo anche dire che noi siamo in una situazione particolare per una decisione assunta ormai quasi una trentina di anni fa, che siamo fuori dal Fondo Sanitario Nazionale, esatto. Ci autofinanziamo completamente la sanità, e questo è un problema. Col senno di poi io ho partecipato a quella decisione in regione, quella volta che ero amministratore regionale, col senno di poi ho dei dubbi se sia stata una scelta veramente giusta. Mi pare che il Movimento 5 Stelle proprio qui abbia detto che da un certo punto di vista qualcosa anche perché può tornare. Anche perché la spesa sanitaria è cresciuta più per molti aspetti del gettito tributario che abbiamo avuto con le compartecipazioni in questi 25-26 anni. Però questo, tornando, il fatto che siamo autonomi, chiaro che c'è abbiamo una competenza, avendo sostanzialmente una competenza primaria, anche se le linee guida vengono date dallo Stato centrale nella sanità, devo dire che però danno una responsabilità alla regione totale, per cui ci sono in questi anni, e qui condivido la posizione di Spitaleri, c'è stato un obiettivo peggioramento della situazione della sanità nella nostra regione, che viene percepita dai singoli cittadini, e questo è un tema che in campagna elettorale sarà centrale. La Serracchiani perse le elezioni in particolare perché è apparso che era stata devastata. Il linciaggio continua, a dire la verità, anche adesso siamo a quei livelli. E quindi io mi aspetto che tutte le contraddizioni e i limiti che ci sono stati in questi 4 anni nella gestione della sanità, so che Rizzetto deve difendere, quindi, ed è anche giusto, perché se fossi al suo posto difenderei l'attuale coalizione, ma una delle ragioni per cui io non sostengo più l'attuale coalizione è proprio una delle ragioni, è la sanità e la gestione degli enti locali, l'attuale maggioranza ha toppato completamente. Se hai letto bene nel pensiero di Rizzetto, o se non hai letto bene. No, ma lui deve difendere, dai. No, deve difendere, insomma. Prego, Rizzetto. Ma io penso che innanzitutto io non devo difendere nessuno, nel senso che mi pare di aver dimostrato più volte che quando c'è qualcosa da dire la dico e la faccio. Dico solo, anche in questo caso molto velocemente, che il tema della sanità è sì un tema da campagna elettorale, ma più che un tema da campagna elettorale è un tema centrale rispetto alla carne viva dei nostri concittadini, tanto per essere chiari. Mi dispiace che nessuno, ricordi che comunque in 4 anni circa di legislatura regionale abbiamo passato 2 anni di emergenza pandemica. E quindi mi pare assolutamente normale che ci siano dei problemi sulla sanità. L'aveva ricordato Simone Bressan, l'aveva appena ricordato. Ah, Bressan, Simone. Perfetto, no, benissimo. Però veniamo da un'emergenza lunga 2 anni, quindi le cose non sono state semplici da gestire in sanità. Quando Federica dichiarava, e sicuramente voi lo ricorderete, rispetto ai trasferimenti di cui parlava Ferruccio Saro, se mando i soldi a Roma chiudo gli ospedali. Io penso che invece la Regione abbia alzato la testa in modo importante nei confronti dello Stato centrale, facendo valere anche quelli che sono fondamentalmente degli asset di fondamentale importanza per la nostra Regione. E quindi nessuno scordi che in 2 anni di pandemia si è data la precedenza, ad un certo tipo di patologie, lasciando anche, non per strada, ma lasciando un pelo più indietro altre, e che oggi noi dobbiamo recuperare investendo molti soldi, molte risorse
è chiaramente non facendone soltanto un aspetto di campagna elettorale, perché se la politica oggi sulla sanità ne facesse soltanto, a me frega sino a un certo punto che la Serracchiani ha perso o ha vinto rispetto alla sanità, a me interessa che la sanità funzioni. Certo, e questo penso che sia un discorso che la politica deve evidentemente fare, perché se io vado a ridurre tutto al fatto che attenzione che la sanità funziona male, come funziona male, voglio dire, o come deve essere migliorata in tutte le regioni d'Italia, se qualcuno lì in studio mi sa dire laddove la sanità funziona meglio rispetto al Friuli Venezia Giulia, andiamo a capire perché funziona meglio, andiamo a cercare magari di copiare anche. Va migliorata? Indubbiamente ma sì. Ma noi eravamo veniamo... i primi posti in Italia e adesso siamo precipitati tra gli ultimi. Ho capito Ferruccio, però tu stesso hai detto che ti sei pentito della scelta che hai fatto 30 anni fa. Certo. Autogol. No, non è un autogol. voglio dire, tu hai detto aperti sverbis che ti sei pentito risorse, della scelta, no? Che hai fatto 30 anni fa. Intendevo sulle risorse. Ma guarda che sulle risorse, voglio dire, allora è sulle risorse se le cose che si non basa sono andate la sanità. Bene. Adesso, e tu lo sai meglio di me, perché in primis Fratelli d'Italia ha fatto una battaglia a Pordenone, si è esposto il tuo sindaco perché le cose nell'azienda sanitaria di Pordenone non stavano andando bene, le responsabilità sono state purtroppo di scelte di dirigenza del tutto sbagliate. Questo sì, ho capito, ma io quello che volevo intendere è che chi è senza peccato scagli la prima pietra. Te lo rinnovo. L'hai detto tu che hai sbagliato a votare e a firmare quello che hai votato 30 anni fa. Noi avevamo mantenuto una sanità che era ai primi livelli in Italia. Oggi la sanità nel Friuli Venezia Giulia è precipitata agli ultimi. Questo è il dato. Questo è un passaggio che ad esempio inizia con la riforma della sanità che è stata fatta ad esempio in Toscana e in Emilia Romagna, come tu sai, molti anni fa, con le aggressioni anche rispetto alla sanità, aggressioni con, voglio dire, qualche invasione da parte del privato ad esempio rispetto alla sanità pubblica, col fatto che certi servizi la pubblica amministrazione fa molta fatica oggi a sostenerli, molta fatica, tant'è vero che purtroppo qualcuno è obbligato ad un certo punto ad andare anche dal privato, ma lo ripeto, se noi ne facciamo solo tema da campagna elettorale sbagliamo tutti quanti, destra, sinistra, centro. Nel 2018, la campagna elettorale del centrodestra è stata fatta solo sulla sanità e solo sugli enti locali, semplicemente non è vero, su quello sugli lì. Enti, ah, come sugli, no? Sugli enti locali. Abbiamo locali. Memoria di tutto, Rizzetti. Adesso sì, sì. Come enti dire, locali, contrastare i dati locali, di verità è un po' un problema. No. Sugli enti locali, sugli enti locali io sono d'accordo. Sul fatto che sulla sanità, voglio dire, si è giocata una parte di campagna elettorale, sono altrettanto d'accordo. Dico soltanto che in questo momento, lo ripeto, nel 2018 venivamo da un altro tipo di situazione. Oggi veniamo da una situazione che ha stravolto la sanità di tutto il mondo. Quindi le proposte del centrodestra ci sono sotto questo punto di vista, dalla medicina territoriale allo scorrimento delle graduatorie rispetto alla pubblica amministrazione, sugli infermieri. Quindi faccio come quelli bravi, ho un tassativo, cioè il tassativo è chiudere perché non ho altre possibilità. Quindi vi ringrazio, credo che il dibattito potrebbe continuare assolutamente all'infinito, se ne prendiamo spezzone per spezzone, questa della sanità è, come dire, strategico e strafondamentale e credo che si andrà a discutere di questo anche in campagna elettorale, quindi abbiamo anticipato un po' le cose. Vi ringrazio molto, ringrazio soprattutto Simone Bressan che è al lavoro e quindi si è prestato questa nostra cosa. Complimenti a Rizzetto per il risultato, Ferruccio Saro come grazie. Sempre in cabina di regia e Spitaleri, vediamo cosa è stato fuori, vediamo di cavare un ragno dal buco come si dice. Va bene, grazie a tutti, alla prossima.